Liberi TV, siamo alla Lamezia Terme. A Lamezia Terme questa sera è una serata referendaria perché c'è un tavolo di raccolta firme per la campagna referendaria promossa dai radicali. Ci sono 12 referendum che vengono presentati ai cittadini e siamo in compagnia di Giuseppe Candido, che è uno dei coordinatori della campagna referendaria qui in provincia di Catanzaro, e proprio oggi è incominciato un tour in lungo e in largo per la Calabria in compagnia di Rita Bernardini, ex parlamentare, ex componente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e attuale componente della Commissione Nitto Palma, appunto in questo tour referendario per la Calabria. Ce ne vuoi parlare, Giuseppe? Sì, allora il tour referendario, come hai detto bene tu, è cominciato stamattina da Platì, anche se bisogna dire che Rita Bernardini con Marco Pannella erano già venuti il 16 agosto per iniziare questo, diciamo, tour e lanciare il referendum anche in Calabria, che un po' stentavano a partire. E stamattina siamo stati a Platì, vari tavoli stiamo organizzando in tutte le parti della Calabria, soprattutto nella zona del Catanzarese, qui a Lamezia Terme, ma anche molto sta facendo Ernesto Biondi dalle parti di San Nicola Arcella, Scalea e altri comuni del Cosentino. Santo Cambareri sta lavorando su Reggio Calabria singolarmente, e adesso bisogna dire la verità, dopo il primo di agosto, il primo di settembre, dopo che ha firmato il presidente Silvio Berlusconi, le cose sono un po' cambiate. Noi abbiamo visto esplodere sia nei comuni che ai tavoli il numero delle firme, e bisogna dire che manca questo servizio, purtroppo l'informazione qua ha una grave colpa. I cittadini non sanno che andando in comune, in qualsiasi comune d'Italia, anche nel più piccolo comune d'Italia, è possibile firmare questi referendum, e sottolineo che l'importanza di firmarli tutti e 12, perché poi il momento in cui ci si dividerà tra quelli che sono a favore o contrari sarà quando il referendum sarà indetto. Non indirlo significa non credere in questo strumento di democrazia, che consente proprio ai cittadini di dare delle indicazioni in modo diretto alla politica. L'unico strumento, a meno che non vogliamo poi ridurci a un meetup di Beppe Grillo, l'unico strumento che è previsto dalla nostra Costituzione è il referendum, un referendum che consente di intervenire su alcune leggi importanti. Noi abbiamo un pacchetto giustizia, sono i 6 referendum, 2 sulla responsabilità civile dei magistrati, l'abolizione dell'ergastolo e per far tornare in servizio i magistrati attualmente fuori ruolo, e un referendum per limitare la custodia cautelare in carcere solo ai casi gravi e avere il carcere solo quando si ha una sentenza definitiva. Poi però c'è l'altro pacchetto di referendum, questo bisogna ricordarlo, che anche questo ha un tema della giustizia. Oggi la nostra giustizia è ingolfata dai processi causati da leggi irragionevoli come la Fini-Giovanardi e la Bossi-Fini. Tutte e due Fini, portano il nome di Fini-Giovanardi e Bossi-Fini, che sono state fatte con il governo Berlusconi, e che pure Berlusconi ha firmato questi quesiti. Io voglio fare sottolineo questa cosa, perché se vogliamo è stato questo un momento di lezione, quasi una lezione di democrazia, quello che dice di essere un partito democratico, che però poi democratico davvero non lo è, perché ultimamente si sta riducendo a fare un dibattito sull'Imu sì, l'Imu no, facciamo la decadenza di Berlusconi e votiamo tutti compatti sì e tutti compatti no, ma non c'è altro, non hanno contenuti, non ci sono contenuti da proporre agli italiani. Beh, possiamo dire che se c'è una proposta politica e di governo in Italia sono questi 12 quesiti referendari, perché la politica tutta annaspa fra l'agibilità politica, diciamo, chiamiamola così, il salvataggio, salvate il soldato Ryan, Berlusconi, e poi dopo i capaci di quasi niente, come dice Marco Pannella, nelle zone della sinistra, dove insomma si annaspa anche da quale parte in termini di idee, di proposta politica, se non strapparsi i capelli all'interno del PD per la leadership. Caccerei solo quel quasi, perché in realtà, ecco, l'assenza totale di una proposta politica della sinistra e del PD si scontra anche con la necessità poi del PDL adesso di veder salvato il soldato Ryan, e come hai detto tu, l'unica proposta politica vera che c'è oggi in Italia
e che è percorribile con lo strumento di referendario sono questi 12 quesiti che consentiranno all'Italia, attenzione, di uscire da una situazione di flagranza criminale. Oggi noi abbiamo le carceri italiane che sono un ghetto, una Shoah dove muoiono per suicidio anche le guardie. Io ricordo che il dottor Quattrone, ovviamente noi non possiamo dire perché fece quel gesto, ma il capo del Dipartimento della Polizia Penitenziaria in Calabria si è suicidato. E ancora manca da 4 anni il suo sostituto, il provveditore del dottor Quattrone che si è suicidato e del provveditore al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che manca in Calabria. Sono le stesse guardie di polizia penitenziaria a subire condizioni di lavoro inumane e degradanti oltre alle persone detenute, e ricordiamo che lo scorso 8 gennaio l'Italia ha subito una condanna dell'Unione Europea, che più che una condanna, io direi, come dice Pannella, è un ultimatum all'Italia: o rientri nella tua legalità, oltre che quella dei diritti dell'uomo, la Corte Europea, anche nella nostra legalità costituzionale, perché non l'abbiamo già previsto, non abbiamo previsto il reato di tortura che pure viene praticata in queste carceri inumane e degradanti. Che cosa significa trattamenti inumani e degradanti se non la tortura, e non può essere chiamata tortura solo perché non esiste configurato il reato di tortura. Allora, qual è l'urgenza per cui anche Rita Bernardini, io e altre persone ci siamo uniti con Marco Pannella in questa 3 giorni di sciopero della fame, sabato, domenica, domani e lunedì 7, in aiuto e a sostegno del digiuno chiesto da Papa Francesco contro le violenze e la guerra in Siria, ma anche noi lo facciamo per far sì che cessino le violenze contro i cittadini italiani perpetuati come in Siria dal proprio stesso Stato. È un paradosso che la violenza debba arrivare verso i cittadini dallo stesso Stato e non da un aggressore esterno. Purtroppo, come avviene in Siria, in quel caso abbiamo un dittatore che fa violenza con addirittura le armi chimiche, ed è allucinante pensare solo questo, che possa avvenire questo oggi. Però io vorrei ricordare che le 120.000 morti uccise dal gas non possono cancellare le morti, migliaia e migliaia, che invece vengono giornalmente uccise dai proiettili normali. Tutte le armi funzionano a combustione, quindi sono chimiche un pochettino, i proiettili all'uranio impoverito non è che facevano chimicamente bene. Oggi noi ci scandalizziamo per quelle immagini che abbiamo visto e vorremmo diventare noi un aggressore per far cessare quelle nefandezze, che sicuramente sono delle nefandezze, però sicuramente non può essere una strada di un paese unico. E quindi l'adesione a questo sciopero di Papa Francesco, come ha aderito a Emma Bonino, il ministro della difesa Mauro, anche io mi sono sentito di aderire a questo sciopero, a questo digiuno proposto da Papa Francesco. Quando poi Pannella rilancia per altri 2 giorni, è chiaro che uno si rende conto che quello che avviene fuori dai propri confini in realtà noi ce l'abbiamo sotto il naso, per vedere uno Stato canaglia che tratta come il Cesare delle catacombe, dice spesso Pannella, i propri cittadini. È sufficiente andare in un carcere, in una qualsiasi delle carceri, anche calabresi. L'altro giorno c'era su Calabria Ora la denuncia del SAP, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, il dottor, mi pare si chiami, non vorrei, Cercone, cioè una cosa del genere, che diceva proprio questo. Le condizioni non solo delle persone che vi lavorano ma dei detenuti sono tali da non poter garantire né il reinserimento sociale né un minimo di rieducazione, senza contare che abbiamo dei paradossi poi in Calabria allucinanti, in cui addirittura vediamo il carcere di Aguilà che è stato finalmente aperto dopo che è mancata per anni la strada e quindi non si capiva come poter avviare questo problema. Si risolve questo problema, però l'apertura del carcere Arghillà crea un altro problema al carcere di Reggio Calabria, perché per poter far funzionare quel carcere hanno dovuto distaccare 28 agenti dal carcere di Reggio Calabria al carcere di Arghillà, e adesso la carenza di organico che già era presente al carcere di Reggio Calabria è diventata una cosa allucinante, per cui i detenuti faranno 1 ora d'aria anziché 2, i detenuti permarranno nelle celle che dovrebbero essere solo di pernottamento,
oltre 20 ore al giorno, e io vorrei capire chi è... Noi abbiamo una legge per i polli, dice, se li tieni in spazi inferiori a un certo metri quadri, dice, commetti un reato. E qui lo Stato che sta commettendo? L'Europa ce l'ha detto chiaramente, ecco perché le ragioni di questo sciopero e le ragioni di questo referendum, che sono una proposta politica che si allega a quella dell'amnistia. Amnistia, giustizia giusta e libertà dei diritti civili dei cittadini. Un'ultima domanda, Giuseppe, il programma dei prossimi giorni? Domani saremo nel carcere di Reggio Calabria a raccogliere le firme, non ovviamente in visita ispettiva, perché come sai tu non abbiamo più parlamentari per poter fare visite ispettive, ma saremo per raccogliere le firme al carcere di Reggio Calabria e poi presso un tavolino a Rosarno. Dopodomani invece carcere di Palmi, casa circondariale di Palmi e quella di Vibo Valentia, sempre per permettere ai cittadini, alle persone detenute che hanno ancora il loro diritto di elettorato attivo, di poter firmare questi referendum, e devo dire che stanno firmando in molti. Bene, grazie a Giuseppe Candido, esponente radicale e coordinatore nella provincia di Catanzaro per la raccolta delle firme referendarie, le proposte referendarie promosse dai radicali. Grazie a voi di Liberi TV e agli ascoltatori, ai video ascoltatori, web ascoltatori.